La prossima trasmissione è Insana Sanità, introduzione alla vicenda delle vittime da sangue infetto in seguito alle trasfusioni effettuate all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Conversazione di Gianni Colacione con Andrea Spinetti. Quindi la prima cosa che facciamo è chiamare Gianni Colacione, che chiaramente sarà già in attesa della comunicazione, del contatto, e vediamo anche di trovare Andrea Spinetti per vedere se ci risponde. Grazie. Pronto Gianni, ci senti? Eccoci qua, siamo pronti. Perfetto, non trovo Andrea Spinetti tra i contatti. Lui ha accettato, hai comunicato con lui prima della trasmissione? Sì, gli ho detto che ti arrivava, che gli arrivava la richiesta. Ok, perché non lo vedo online, quindi non riesco a chiamarlo. Vediamo un po'. Io lo vedo verde. Allora, vediamo un po', allora, proviamo un poco. Magari no, io lo vedo che ancora non ha accettato la mia richiesta. La provo ad Ah. aggiungerlo, vediamo un po' se si aggiunge. No, perché deve accettare la mia richiesta. Aspetta, allora. Ecco, intanto ricordo quelli che saranno gli altri appuntamenti su TV Radicale. Alle 17.30 andrà in onda qui Napoli, le iniziative politiche dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, conversazione di Roberto Mancuso con il segretario Luigi Mazzotta e il presidente Rodolfo Viviani. Alle 18 i conti in tasca, conversazione di Gianni Colacione con Luigi Mazzotta, quali le strade da intraprendere per uscire dalla crisi economica che attanaglia il paese. 18.30 Spazio Certi Diritti, conversazione di Riccardo Cristiano con Ivan Orrico, dottore in scienze politiche, sull'altra faccia dell'amore, ricerche sulla comunità LGBT. Alle 19.30 Rivolte Arabe Dintorni a cura di Dimitri Buffa. Alle ore 20 Lacrime d'amianto, la fibra killer si nasconde ovunque per la lentezza delle istituzioni e i ritardi delle bonifiche, mentre gli effetti per la salute umana sono sempre più drammatici, a cura di Marco Marchese, conduce Gianni Colacione. Alle 20.30 aboliamo le mafie e poi alle 21 il consueto appuntamento con una leggera euforia con Claudia Sterzi. Ecco, dovrebbe essere Spinetti in questo momento disponibile per... No, ancora non ha accettato. Aspetta che Ecco, lo provo a chiamare in questo il momento sì, proviamo cellulare. ad accettare. Ecco, Andrea dovrebbe essere in collegamento. Pronto Andrea? Buonasera, Buonasera a tutti. Aspetto buonasera. Salutiamo. che compaio, eccomi qua. Sì, salutiamo. Gianni, ci sei? Perfetto, Sì, mi allora senti? Ok, aspettiamo un ciao attimo Andrea. che arrivi il video di Andrea Spinetti. Ecco, è Ciao, arrivato. buongiorno. Ho Ecco. tolto la diretta così sentiamo meglio. Perfetto. Allora io lascio, se magari si può migliorare un po' la luce Andrea, perché hai una Sì, luce sul allora. fondo che, ecco, una luce davanti dovrebbe essere, vabbè, ok. Può andare meglio così? Ti vediamo un po' sfocato, ti vediamo un po' sfocato. Va bene, vabbè, la teniamo così, va benissimo così, dai. Ok, lasciamo la linea quindi a Gianni Colacione per questa puntata di Insana Sanità. Allora, intanto saluto Andrea, Buongiorno a tutti. l'oggetto appunto di questa nostra conversazione, di questa mezz'oretta, sarà ovviamente, come spesso facciamo su TV Radicale, l'informazione, cioè portare a conoscenza di una vicenda che probabilmente i nostri ascoltatori video o web ascoltatori non conoscono, alcuni probabilmente sì, è una vicenda veramente drammatica. Però siccome Andrea Spinetti è persona coinvolta in primo piano, vorrei che facesse una sua presentazione che mi sembra molto in linea anche con quanto poi seguirà e che sarà appunto il merito della questione. Andrea Spinetti chi è? Andrea, presentati. Io sono una persona che, come tante altre, decine e decine di migliaia di persone, hanno avuto la sfortuna di scrivere forse la pagina più nera di quello che è il nostro periodo di Tangentopoli. O meglio, Tangentopoli fu il momento in cui si esplicò quello che era stato in realtà una tragedia già iniziata da molto prima. Mi riferisco alla pagina del sangue infetto. Intendo dire che praticamente attraverso le collusioni tra case farmaceutiche e ministeri e ministri collusi,
Il risultato di questa pratica, cioè l'importazione praticamente di sangue non testato da paesi del terzo mondo, provocò quella che io la ritengo una vera e propria strage. Ad oggi sono circa 100.000 le infezioni riscontrate sul nostro territorio e oltre 4.000 morti hanno già lasciato questo mondo, oltretutto senza aver avuto nessun tipo di giustizia, né civile né penale. Tu personalmente, Andrea, da questa vicenda cosa hai subito? Ma io purtroppo ho fatto il pieno, cioè nel senso che di tutte le patologie che io potevo contrarre, cioè AIDS, epatite C e epatite B, io ho avuto la sfortuna di contrarle tutte e tre, anche in virtù probabilmente del mio essere emofilico, cioè praticamente affetto da una patologia del sangue che mi obbligava, ogni qualvolta avessi necessità, di fare del fattore ottavo, che è uno dei famosi emocomponenti del sangue, che mandato in lavorazione, non essendo stato testato, ha veicolato in me queste tre infezioni. L'epatite C, o meglio, epatopatia non A non B, l'ho contratta praticamente attraverso la trasfusione necessaria per un intervento di appendicectomia a 15 anni, epatopatia che fortunatamente ho rimesso, senza utilizzare nessun farmaco. La doccia gelata è stata nel 90, quando in seguito a controlli che comunque io effettuavo, anche in virtù del fatto che poi io gli ho derivati, non è che li ho smessi di usare, li continuo ad usare. E risultai positivo all'HIV. All'HIV. Nel 90, sì. No, volevo dirti, quindi come fascia temporale, partiamo da quando? Allora, io ho contratto l'epatopatia non A non B e l'epatite B nel 1980. Quindi parliamo comunque di infezioni che arrivano addirittura al 1970. Per esempio mia madre, che è emofilica, anche lei ha contratto una patologia per trasfusione in seguito a un intervento post-operatorio, anche lei, e era una decina d'anni prima di me. Per assurdo l'ha scoperto dopo di me. Quindi in pratica tu, Andrea, ci stai dicendo che tutte queste persone, mi hai detto circa 80.000 se non sbaglio? Io direi che anche in virtù del fatto che lo Stato non si è mai preoccupato di andare a verificare chiaramente l'entità della tragedia, parliamo di strage nascosta, proprio perché se oggi si arriva a questi numeri è perché da parte del mondo politico, l'informazione, il ministero, non si è mai dato una traccia, un'intenzione ferma di dare un punto a questo tipo di situazioni. Spiegaci adesso un pochino come tutte queste persone che hanno contratto queste patologie in qualche modo e da quanto è stata una consapevolezza e si sono organizzate in qualche modo. Ma diciamo che le persone più avvantaggiate nell'aver fatto partire immediatamente, diciamo, una sorta di lotta civile per non solo per un risarcimento, ma nel caso di noi omofilici anche per una giustizia penale, è partita molto, molto da lontano, perché le prime infezioni, le prime epidemie furono attestate nel 2001, dove ci fu una richiesta di rinvio a giudizio dalla Procura della Repubblica di Trento a carico di Marcucci Guelfo, Poggiolini Duilio e altri soggetti appartenenti sempre alle case farmaceutiche coinvolte in questa situazione qua. Questo in virtù di un sequestro che fu fatto nel 95 in un magazzino di Trento, dove furono rinvenute una quantità non quantificabile ma comunque superiore alla tonnellata di sangue congelato e che non era risultato non essere testato agli esami, diciamo, di screening necessari per poter rendere il sangue lavorabile con tranquillità. Quindi questo qua, diciamo, volevo precisarlo perché in qualche modo da un punto di vista di sangue e di donazioni l'Italia non è un paese autosufficiente, quindi dobbiamo importare in qualche modo questo certo. Sangue dall'estero e stranamente proprio dai paesi dove presumibilmente per condizioni economiche, sociali e vicende di vario tipo gli standard di sicurezza sono più bassi e probabilmente anche i costi.
Ma questo sicuramente, però è vero fino a un certo punto, perché consideriamo che comunque l'Italia rappresenta un fiore all'occhiello di questo commercio, anche proprio in virtù di queste collusioni. Ma la realtà del commercio del sangue nel mondo ha prodotto oltre 200 milioni di vittime. E la maggior parte nei paesi del terzo mondo e nei paesi in via di sviluppo. Quindi è aberrante poter considerare che in, diciamo, nel mondo civile ci possa essere questo tipo di situazione, ma nonostante il tentativo da parte del Ministero sia quello di tranquillizzare e dire che oggi il sangue è sicuro, in realtà quello che dovrebbe mettere in sicurezza il sangue oggi, c'è una legge, in virtù anche di quella che è la normativa europea in materia di lavorazione di plasma e emoderivati, che è del 2002, una legge del 2005 che ad oggi non ha ancora fatto i suoi decreti attuativi e che quindi ci consegna un mercato regolamentato dalla legge in vigore nel 1990, cioè antecedente allo scandalo Pozzolini. Quindi in pratica un ritardo, diciamo, di attuazione di attuazione di quelle che sono le normative che consentirebbero non di eliminare sicuramente il rischio, perché purtroppo la pratica infusionale, trasfusionale è di per sé una pratica non priva di rischi, sempre. Ma lì direi che c'è la premeditazione, sicuramente, perlomeno nel passato c'è stata la premeditazione. All'arrivo di questo concetto di premeditazione. Premeditazione nel senso che soprattutto sulla comunità emofilica e talassemica, cioè quella, diciamo, censita, perché il dramma è che le tre categorie di malati che sono state toccate da questa pratica sono gli emofilici, che hanno praticamente dei difetti di coagulazione, quindi compensano questo difetto con l'assunzione di fattore ottavo, quindi utilizzano i emoderivati. Poi ci sono i talassemici. I talassemici invece hanno problemi di emoglobina, compensano l'emoglobina con delle trasfusioni di plasma. E poi c'è la terza grande famiglia, quella più a macchia di leopardo, quella meno organizzata, anche quella più discriminata, che sono i cosiddetti emotrasfusi occasionali, cioè la persona che va in ospedale perché ha un incidente e deve fare la trasfusione per vivere. Su queste due categorie, soprattutto sugli emofilici, le aziende chiaramente hanno lucrato con i numeri chiari e evidenti. Addirittura nel processo che c'è stato in America nei confronti di Bayer, che è l'artefice insieme a Baxter e altre due grandi multinazionali di questo scempio, esistono dei carteggi del processo che si è concluso tra l'altro a dicembre dell'anno scorso, che ha condannato a miseri risarcimenti le persone che sono andate in causa con loro, accertavano che fu proprio una cosa pianificata. Cioè loro sapevano con certezza che quel sangue avrebbe prodotto infezioni. È molto grave questo. Mi chiedono appunto in linea appunto con questo argomento di cui stiamo parlando specifico, mi chiede sì. Stefano Russo se attualmente risultano negli anni recenti delle infezioni di questo tipo a seguito di trasfusioni e che con che incidenza ovviamente. In questo senso qua devo purtroppo dire, e poi qualcuno mi tacerà di allarmismo, ma io sono pronto a qualsiasi tipo di contraddittorio. La situazione non è buona, perché negli ultimi 6 mesi sono stati rilevati almeno 3 allarmi emoderivati o sangue infetto. Il più eclatante è quello che risale a circa un mese fa, ospedale di Torino, della provincia di Torino, 3 talassemici che hanno contratto un'epatite C, tutti e 3 nello stesso periodo. Quindi probabilmente c'era un lotto di sangue che non era stato controllato, che comunque era risultato infetto. E in questo caso non sono responsabili le case farmaceutiche, ma il centro di raccolta della regione Piemonte. Ora so che sono cose che ruolo hanno le case farmaceutiche in questo modo pratico, tanto per farci sapere.
ma fondamentale, perché loro che cosa fanno in realtà? Loro lavorano, e tra l'altro in Italia, sempre per questa legge, in regime di monopolio, esiste una sola azienda che lavora praticamente al sangue, che è la Kedron, che guarda caso è l'azienda che nasce dalle ceneri della vecchia sclavo che era coinvolta nel processo di Trento e di Napoli, cioè della prima epidemia, dello scandalo Poggiolini, diciamo. Quindi in qualche modo c'è stato di riciclo anche delle aziende coinvolte, e senza rinnovo, almeno da un punto di vista gestionale, e senza magari far valere le responsabilità, se non altro per scremare nel caso ci siano state persone che hanno agito con poca coscienza, con colpa grave, ok? No, quello sicuramente, che ci sia una colpa grave, senz'altro. E qua è il solito discorso, anche se i legali di Kedron continuano a sostenere che non c'è continuità, c'è poco da dire che non ci sia di continuità. Come si fa a sostenere che non ci sia di continuità quando nel 2001, quando erano inchiodati a un processo, loro sono ripartiti con la nuova azienda e le redini le hanno prese i figli della persona che ancora oggi è in attesa di un rinvio a giudizio per omicidio colposo plurimo a Napoli. Processo che noi emofilici aspettiamo da 3 anni e che nasce dalle ceneri del processo per epidemia colposa, che è caduto in prescrizione vergognosamente. Cioè, il fatto che l'epidemia sussista è un fatto acclarato, e anche lo Stato stesso, in tutte le situazioni in cui si è costituito parte civile per chiederne il risarcimento, ha chiesto sempre il riconoscimento del reato e quindi la prescrizione lunga. Oggi la realtà è che noi rischiamo, attraverso un decreto infame, di non riuscire neanche ad avere un risarcimento civile, in quanto che quasi tutti prescritti. Ecco, infatti veniamo alla fase processuale. Illustraci un pochino lo stato di avanzamento della vicenda. Allora, innanzitutto bisogna riconoscere grande merito agli avvocati, perché sono stati gli unici, ed è triste dirlo, perché situazioni del genere non dovrebbero essere gli avvocati a occuparsene. O meglio, gli avvocati dovrebbero esserci, ma dovrebbero esserne sicuramente una parte non rilevante. È il fatto di incapacità critica da parte della politica, che per 20 anni ha nascosto la testa. Oggi i numeri chiaramente la inchiodano alle sue responsabilità. Comunque questo decreto non è ancora uscito, eh? Si guardano bene dal farlo uscire. La realtà è che, ripeto, le attività degli avvocati hanno portato ad ottenere 2 importanti sentenze di Cassazione che hanno ritenuto lo Stato responsabile per tutte queste trasfusioni dagli anni 70 addirittura. In virtù di queste sentenze sono partite tutte le azioni risarcitorie che noi abbiamo intentato nei confronti del Ministero. Siccome poi i tribunali ci stavano dando ragione, nel 2003 si è effettuata una prima transazione che ha riguardato 700 emofilici. Nel 2007, proprio in virtù di questo immane contenzioso giudiziale, tu considera che siamo solamente in 7.000 ad essere in transazione e riguarda solamente i processi in essere al 31/12/2007. Immaginiamo cosa è venuto fuori in questi ulteriori 4 anni. Quindi lo Stato sa benissimo che pagare questi 7.000 significherebbe dare il via a dover poi prendere in considerazione di dover pagare anche tutti quegli altri che ci sono. Diciamo, sarebbe un precedente pericoloso, insomma. Molto pericoloso, per certe analogie giusto, è molto simile alla storia dell'amianto, ecco. Cioè, sì. Che peraltro su TV Radicale seguiamo in modo abbastanza puntuale. E quindi, ti dico, da parte dei malati è una lotta dura, perché combatti contro un muro, no? Certo. Senti, noi un muro che oggi ti dice che tu sei prescritto. Anche questa della prescrizione è una vecchia tematica radicale, insomma, riguardante uno dei tanti mali della nostra giustizia. Senti, ti volevo sollecitare, sapendo appunto che ho informato interattività, sulla una domanda che avvicina la nostra chat. C'è Marcone che ci chiede: ma è vero che anche l'antitetanica, essendo un emoderivato, potrebbe essere pericolosa? Le monoglobuline, sì, c'è un sacco di casi di persone che hanno fatto per esempio i richiami
magari carpentiere, chi lavorava in industria, e ha contratto tramite le immunoglobuline, le gamma globuline, o l'AIDS, le patite C, le patite B. È un emoderivato a tutti gli effetti. Emoderivato è qualunque cosa che si ottiene attraverso la lavorazione, il frazionamento e la lavorazione del sangue. Quindi anche i vaccini, una prima generazione di vaccini. Senti, ma questa grande vertenza non si potrebbe configurare, secondo te, come una grande violazione dei diritti umani? Sì, ma in effetti c'è una violazione dei diritti umani, ma ci sono addirittura già delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che condannano lo Stato per il comportamento, soprattutto veramente bieco e meschino nei confronti di noi malati, che siamo obbligati a sobbarcarci una protesta con la malattia. Diventa difficile poi anche trascinare le persone, perché le persone molto spesso vorrebbero anche venire a mostrare la loro indignazione, ma tanti fisicamente proprio non sono in grado di poterlo fare. Senti Andrea, io ti voglio chiedere una cosa. Secondo te è una carenza della politica, è una carenza, diciamo, determinata da un'emergenza economica, perché i risarcimenti sono soldi, ci sono interessi alle spalle? Secondo te qual è la motivazione e la forza che maggiormente fa da zavorra all'avanzamento di questo riconoscimento per avere un minimo di giustizia? Tutte queste che hai detto, indistintamente, non so con che tipo di percentuale, no. Diciamo che in questo senso la volontà è molto trasversale nel non pagarci. Nel frattempo tu, Andrea, la tua qualità della vita, la tua condizione umana, le tue possibilità professionali e anche quelle di altri che conosci che hanno condiviso questa vicenda, come sono cambiate? Ma guarda, io ti dico, lo dico adesso col senno di poi, perché puoi immaginare che tipo di vita possa aver avuto. Io sono partito con un'immagine e ne sono arrivato con un'altra, e ben contento comunque. Cioè, diciamo che ho cercato di prendere il buono dall'esperienza che la malattia ti porta. Oggi non è quello che mi spaventa, non è tanto la malattia quanto il modo con il quale sono trattato. Le difficoltà sono legate chiaramente a patologie che, oltre che molto invalidanti, sono molto discriminanti, questo è ovvio. E lì, diciamo che ho avuto fortuna di avere una famiglia, gli amici, la mia voglia comunque di comunicare, no, questa mia situazione, che mi ha aiutato sicuramente, mia moglie, e quindi non posso dire che a livello relazionale, però posso capire anche che viversi il dramma di un contagio degli S a certe latitudini di questa nazione possa essere veramente una macchia pesante. Hai avuto anche delle conseguenze da un punto di vista professionale? Ma sotto il punto di vista professionale, io nel 1990 ho dovuto abbandonare il lavoro che facevo. Io facevo promotore finanziario, anche perché non ero nella condizione di poter affrontare sicuramente nessun tipo di lavoro in quel momento lì. Si moriva come mosche, Gianni, cioè, non c'erano di cure, esisteva la pubblicità della Oliviola. Quindi praticamente un'atmosfera è stato un momento molto duro. Ho avuto molte volte paura proprio di non riuscire a superarlo psicologicamente. Poi sono arrivate le cure, e le cure hanno evitato, le nuove cure, perché in realtà le cure ci sono state già da prima, però erano cure chiaramente che tendevano a, diciamo, a svuotare i magazzini delle aziende farmaceutiche, perché si sapeva già che comunque ne si dava a gente che sarebbe morta. Vedi AZT, anche Paolo Barnard della Gabanelli mi hanno dedicato degli spazi anche abbastanza importanti su Report. Le nuove terapie sicuramente hanno migliorato la qualità della vita, non in generale, non in assoluto, perché comunque assumere 5 pastiglie al giorno in maniera sistematica diventano pesanti. Piccoli effetti collaterali, però. Certo. No, ti volevo fare una domanda che dovrebbe aprire. Ma patologie, fortunatamente no. Ma le case farmaceutiche che sono praticamente, che producono adesso queste nuove
terapie che dici che insomma che riescono perlomeno a darti una qualità della vita, a contenere. Sono collegate in qualche modo a quelle che sono responsabili di tutta questa vicenda, o perlomeno almeno questo non ci sia? Vuoi fare l'avvocato del diavolo? Benissimo, lo faccio tranquillamente. Non so se direttamente, ma credo di sì, perché no, la Baxter, ma in generale diciamo che se non partecipano direttamente sicuramente c'è uno scambio di pacchetti azionari, ma quella è una dinamica che è abbastanza logica, cioè sulla carta non figurerà mai niente, ma è chiaro, implicito, no? che ci siano comunque delle linee di pensiero comuni. Di quindi diciamo una linea che porta al profitto sulla malattia altrui. Ma sì, ora poi in Italia abbiamo una situazione addirittura aberrante, perché la Kedrion, ripeto, che non è la società coinvolta nel processo che si dovrebbe procedere a Napoli, ma diciamo che nel 2005, quando Guelfo Marcucci, proprietario di Sclavo, era ancora inchiodato a Napoli per epidemia colposa, ha ottenuto un finanziamento dallo Stato per lo studio e confezionamento di farmaci per l'epatite C. Quindi, e infatti questa è la cosa che a me fa incazzare di più, perché ti puoi immaginare con che idea possa accettare l'idea che il mio carnefice banchetti con il mio cadavere. Sì, infatti è proprio quello che volevo accennare. Ascolta Andrea, siamo alla conclusione di questo nostro spazio, che ovviamente noi cercheremo di aggiornare con lo stato d'avanzamento della questione. Volevo chiederti, ci sono appuntamenti prossimi importanti per quanto riguarda questa vicenda, ce li vuoi illustrare? Ma allora, di appuntamenti importanti ce n'è. Intanto siamo in attesa della firma di questo famoso decreto per queste 7.000 anime che stanno aspettando sotto forma di tortura, perché è una cosa veramente torturante, cioè siamo 4 anni che siamo in attesa della firma di questo decreto. Le voci di corridoio dicono che applicheranno la prescrizione top court, e di certo adesso andremo a verificare, anche probabilmente grazie all'intervento di Donatella Poretti, quanti soldi di quelli accantonati da 2008 a oggi, che sono 180 milioni per anno, esistono su questi conti rubricati a noi. Una verifica che nessuno si è mai considerato di fare, ma il ministro Fazio, che continua a rinviare aducendo a tecnicismi, io comincerei a dire intanto andiamo un po' a verificare il tecnicismo, verifichiamo quanti soldi ci stanno, perché se no parliamo del sesso degli angeli. La mia idea è che questo decreto, questo governo non lo farà uscire, se non obbligato. Parliamo del decreto attuativo, giusto? Del decreto che sì, il decreto attuativo della legge che dà sì. Diritto a questa transazione. Mentre invece molto probabilmente si approprierà di tutti i denari, visto che se entro il 2011 dicembre non viene firmato il decreto, questi soldi tornano in circolo tranquillamente per essere portati a destinazione di uso diversa. Quindi siamo di fronte a una serie di piccole rapine per una grande truffa finale. E poi un'altra cosa importante, siamo in attesa anche della pronuncia della Corte Costituzionale, questa è l'altra vergogna, sul piccolo indennizzo che lo Stato ci ha riconosciuto in quanto che infettati, e che è anche uno dei paletti con i quali tu puoi entrare a transazioni, che è la legge 210, che è ferma dal 92, cioè anno di entrata in vigore, e non si rivaluta secondo quelli che sono i valori di adeguamento del costo della vita. Sono 20 anni in pratica. In sostanza io sono partito che con la lira tra invalidità civile e indennizzo prendevo 1,5 milioni più quello che lavoravo, e oggi mi trovo senza lavoro, con l'invalidità civile che a intermittenza mi prendono e mi levano, perché poi siamo sottoposti come invalidi a tutta la storia degli invalidi, ho anche questo indennizzo fermo, quindi sono circa 150 euro, circa 300 euro a bimestre, di più tutti gli arretrati che chiaramente mi vengono. Per ottenere un diritto previsto per legge, io ho dovuto fare una causa, vincerla, poi in virtù delle norme che Tremonti nel 2010 ha inserito, che praticamente di fatto hanno
negato la validità delle sentenze, questa è stata un'altra vergogna. Ora noi abbiamo chiesto ricorso alla Corte Costituzionale perché si pronunci in merito all'illegittimità di queste norme e ridia valore alle sentenze in essere. Ma comunque per poter ottenere un diritto alla rivalutazione, che è un diritto legittimo, per legge garantito, noi siamo comunque obbligati a ricorrere a un tribunale del lavoro, un avvocato. Quindi con ulteriori costi, diciamo. Certo. Andrea, il mio invito, l'invito appunto di TV Radicale, senz'altro, è a farci conoscere tutti le novità e sicuramente otterrai la nostra collaborazione per avere uno spazio per aggiornarci su questa vicenda. Una vicenda che possiamo chiamare di violazione dei diritti umani, su cui ovviamente i radicali da sempre sono sensibili. E a questo punto io ti ringrazio ancora. È anche una questione di emergenza salute, perché purtroppo certo. Io parlo del passato, ma poi vorrei che ci fosse anche lo spazio per parlare un po' del presente. Certo. Perché se non riusciamo a trasferire nel presente il problema, il rischio è che la gente, perché tanta gente, sai quanta gente mi ha detto, ma ormai figurati, è una cosa che riguarda il passato. Manifesto quando sono venuto giù a Roma, mi sono da loro, ma le nuove se filano, siete vecchi come idea. Però ci sono delle interrogazioni parlamentari, delle question time del 2011 su questo tipo di scandalo qua e sulle collusioni tra ministero e case farmaceutiche. Quindi, bene Andrea, sicuramente ne riparleremo, un altro appuntamento senz'altro su questo. Ti ringrazio ancora e momentaneamente ti saluto, alla prossima, ti do appuntamento. Alla prossima Gianni, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Bene, riprendo la linea Gianni, se me lo consenti, qui dallo studio di Lecce. Okay.